Bentrovati, nuova puntata di Culturalmente, ancora una volta dedicata al mondo Musa Pegaso che ha sede in tutto il territorio regionale e non solo. Siamo qui ancora una volta con Antonio Campana che è il responsabile di Musa Pegaso che ha sede ad Andria, però in realtà le attività che presenta sono comunque distribuite su tutto il territorio regionale e nazionale e stiamo parlando da alcune settimane di una realtà importante appunto che è un'alternativa all'università degli studi tradizionale alla quale siamo abituati perché fornisce una serie di supporti tecnologici, una serie di motivazioni che spingono anche per esempio chi non è possibilitato a seguire i corsi universitari con una presenza fissa di poter appunto accedere a queste facoltà, ma non solo, perché Antonio approfittiamo per fare anche un riepilogo della situazione. Il mondo Musa Pegaso non offre soltanto una formazione universitaria online, quindi consente di conseguire una laurea in momenti differenti e prestabiliti ai quali siamo abituati frequentando un'università tradizionale. Ci sono delle facoltà, dei momenti, c'è un piano di studi personalizzato, si può dire, quindi ci sono dei momenti che vengono assegnati a ciascun candidato e quindi si può seguire online i corsi universitari, dopodiché si può sostenere l'esame e quindi questo consente a chi lavora di poter continuare e conseguire questo titolo di studio importante, ma non è solo questo. Infatti non è solo questo, è tanto altro, in effetti come hai già preannunciato lo abbiamo visto anche nelle puntate precedenti, è un grande contenitore formativo che si occupa di formazione a 360 gradi, formazione in ingresso, in itinere e anche in uscita, soprattutto su formazione abbastanza futuristica con il rilascio di certificazioni abbastanza variegate, certificazioni riconosciute da vari organi, istituzioni o enti che danno autenticità al titolo, ma allo stesso tempo anche la spendibilità in diversi settori. Attraverso la formazione in learning live oppure anche attraverso i sistemi tradizionali, quelli residenziali. Allora, io so che tu hai preparato delle slide che ovviamente adesso commentiamo insieme perché costituiscono anche una sorta di riepilogo di quello che è stato detto e approfondito nelle precedenti puntate. Certo. Sì. La prima slide che cosa ci racconta? Allora, nella prima slide andiamo un po' a raccontare quello che è accaduto in questo quinquennio appena trascorso. Musa, come già abbiamo detto nelle puntate precedenti, crea una grande attività di ricerca in partnership con enti e istituzioni specifiche nel settore. In effetti, se ricordiamo, nella scorsa puntata ho anche detto che abbiamo partner americani che ci aiutano ad essere lungimiranti. Quindi noi nel 2014 avevamo già lanciato quelle che erano all'epoca le figure futuristiche, ma arrivando ancora al tempo d'oggi, perché sono delle figure, sono dei corsi di formazione professionale che rilasciano delle competenze che hanno delle stime di percentuali di richiesta dal mercato abbastanza alte. In effetti possiamo vedere alcuni corsi elencati tipo il Growth Hacker, Security Specialist, l'Ethical Hacker, il Web Designer, il Data Protection Office e programmatore di siti web. Ovviamente parliamo di un'area specifica dell'IT e che comunque ricopre in buona sostanza tutte le aziende di tutti i settori merceologici, perché grazie alla rete oggi il mercato e l'economia si avvale di approvvigionamento sia di dati in entrata che in uscita. Quindi in buona sostanza avevamo visto bene nel lontano 2014 perché abbiamo fatto match, ma solo se si dialoga con il giusto interlocutore e quindi si vanno a pianificare delle strategie. Bene, allora, oltre alle professioni del futuro che avete comunque preannunciato già dal 2014 e che ormai hanno avuto subito, confermano
nel lavoro di ricerca che avete fatto ci sono anche altre professioni. Certo, quello che abbiamo detto nella prima puntata di Culturalmente, le previsioni futuristiche di Musa e Partners prevedono, come già abbiamo raccontato la scorsa volta, delle figure abbastanza particolari. Sono tante, ne abbiamo viste alcune. E qui le abbiamo riportate in buona sostanza, quindi un piccolo riepilogo, nulla di che. Tipo l'agricoltore genetista, il manager di terza età, il pilota spaziale, costruttore di parti del corpo e etico della scienza. Ovviamente ce ne sono altri, però poi per altri approfondimenti Musa, attraverso le sue sedi, resta a disposizione per tutti coloro che vorrebbero acquisire altri dati, altre informazioni. Mentre l'altra slide racconta, che riepiloga ulteriormente, i corsi che attualmente vengono richiesti, cioè quello che stavamo dicendo nella prima slide, e quindi arricchisce ancora di più il catalogo formativo con il Digital Marketing per Growth Hacker, Ethical Hacker e Security Manager, Graphic Design, Privacy Specialist DPO e Full Stack Web Developer. Questi qui sono altri corsi, sempre all'interno del ventaglio del pacchetto formativo di Musa. Però, in buona sostanza, vorrei anche evidenziare il gap che c'è nell'ambito della formazione e della collocazione al lavoro, cioè quello che richiede il mercato vivamente sul disbrigo delle procedure, le buone prassi quotidiane che vengono svolte in fabbrica, in azienda. Solo il 30% dei giovani ha una buona conoscenza degli strumenti digitali. Quindi siamo ancora lontani dal raggiungimento degli obiettivi. E questo 30% purtroppo ricopre ancora una fascia di età molto tenera, molto giovane, che è ancora in corso regolare di studio, quindi deve ancora ottimizzare il proprio piano studi per poi potersi affacciare al mercato del lavoro. Quindi in buona sostanza questa percentuale è circoscritta veramente sui giovani. Cioè su di noi c'è tanto ancora da fare. Mentre il 76% delle aziende fa fatica a trovare giovani con buone competenze. E in effetti molti imprenditori lamentano di tutto ciò. Anche se un'altra percentuale abbastanza curiosa è quella del 32,4% dei laureati che svolge un'occupazione non allineata agli studi fatti. Quindi è una sorta di ripiego sul mercato pur di poter lavorare, e quindi è una sorta di salvaguardia in questo caso, anche se io qui aprire una parentesi, l'azienda deve allineare questa risorsa con una formazione interna adeguata al processo che dovrà svolgere lo stesso. Quindi parliamo costantemente di formazione continua, in buona sostanza, non si smette mai di imparare nella vita. Però, dopo il gap nazionale tra formazione e lavoro, poi hai tirato fuori un'analisi anche a livello regionale. Certo, l'analisi a livello regionale in buona sostanza è stata fatta dalle sigle sindacali, maggiori sigle sindacali che abbiamo ospitato all'interno della tua trasmissione, dove in pratica CISL ci raccontava della grande rivoluzione industriale 4.0 che stiamo affrontando, ma forse con poca consapevolezza. Perché il 47% delle tecnologie industriali che abbiamo ora attualmente all'interno delle aziende dovranno rigorosamente cambiare nei prossimi 5 anni, perché dobbiamo adeguare i processi produttivi in base alle richieste di mercato, ma anche in base all'adeguamento infrastrutturale e tecnologico, quindi ragionare su sistemi che abbiano un'intelligenza artificiale, che siano dotati di domotica. Quindi parliamo in buona sostanza di una rivoluzione soprattutto nell'aspetto IT, quindi nell'ambito è abbastanza radicale, sì. Anche se abbiamo poche competenze per affrontare tutto ciò. Cioè, non abbiamo solo le competenze per svolgere determinate mansioni, ma dobbiamo acquisire anche delle competenze per affrontare questa trasformazione industriale a 360 gradi. Però c'è anche un altro aspetto curioso, non sia da evidenziare.
Ovvero, se negli anni 90 un processo di rivoluzione industriale avveniva più o meno mediamente nell'arco di un decennio, per come sta viaggiando in una maniera veloce questo nuovo mondo, questo processo si è ridotto a ben un quinquennio. Quindi, in buona sostanza, ogni azienda, generalmente, di 5 anni in 5 anni, deve allineare i propri processi, sia infrastrutturali, ma anche di produzione, per rispondere alle esigenze di mercato. Quindi siamo in un mondo più veloce, dobbiamo adeguarci più velocemente a tutto ciò. Ma non dobbiamo dimenticare che comunque siamo sempre dei grandi a livello d'Italia, perché rimaniamo sempre comunque il secondo paese manifatturiero a livello europeo. E io prego un po' a tutti gli ascoltatori di non dimenticare questo, perché questo è un aspetto fondamentale, è un aspetto che deve rincuorare tutti noi. È vero, i problemi ci sono sempre stati, ma ci saranno. Ma è inutile piangersi addosso su questi problemi, dobbiamo solo rimboccarci le maniche e reinventarci. Sembra facile a dirlo, lo so che è difficile a farlo, però sono anche convinto che attraverso un sistema di squadra forse tutto potrebbe rendersi più facile. Mentre l'altro partner, l'altra sigla sindacale, CGL, settore scuola, ci evidenziava dei dati importanti sui nostri giovani, perché noi dei giovani dobbiamo ripartire, soprattutto da loro. Il 35% dei giovani all'interno della BAT vengono definiti NEET perché rientrano in un'età compresa tra 19 e 29 anni, e quindi attraverso un programma regionale denominato Garanzia Giovani loro vengono condotti su alcuni percorsi formativi. Però il 50% del 35% ha un'età media compresa dei 24 anni, ovviamente senza formazione adeguata, quindi non hanno competenze tali da poter rispondere alle esigenze di mercato. E quindi questo deve essere un indicatore per evidenziare determinati aspetti, aspetti che ci appartengono e che comunque dobbiamo analizzare, dobbiamo elaborare. Mentre l'altro partner Will ci ha parlato della crisi del settore costruzioni, con una forte richiesta di personale altamente qualificato, mantenendo in primo ordine soprattutto la sicurezza. Sicurezza e competenze adeguate per affrontare questo settore che è fortemente in crisi. Mentre SIAP, il sindacato italiano appartenenti alla polizia, ha evidenziato altri aspetti, cioè ovvero aspetti legati all'avanzamento di carriera e alla formazione continua. Però voglio un po' soffermarmi sul mondo Musa ed evidenziare certificazioni e competenze, come riusciamo a trasferirle e attraverso quali organi o istituzioni ci avvaliamo per far tutto ciò. Ricordiamo che il comparto universitario è composto dall'Università Telematica Pegaso, che abbiamo già raccontato in diversi momenti della trasmissione, con l'annessa Mercatorum, che è l'università di Union Camere, quindi è l'università costituita da Union Camere, che comunque ha una governance anche di Pegaso e quindi ha altri percorsi di laurea. E forse dal nuovo anno accademico qualche altra nuova novità all'interno dell'offerta formativa, all'interno dei percorsi di laurea ci sono, perché abbiamo candidato presso il Ministero della Pubblica Istruzione altri nuovi percorsi di laurea e sembrerebbe che sono stati approvati. Nella precedente puntata avevi annunciato una novità, o meglio, era stato chiesto se ci fosse qualche novità per il prossimo anno accademico e non hai voluto sbilanciarti, cosa che invece vorresti fare oggi. Cosa che vorrei fare oggi? Assolutamente sì, evidenziando l'aspetto della Business School Class Academy, ma attraverso le metodologie nostre di studio, che sono prevalentemente lezioni online live e lezioni on demand, ma anche il sistema tradizionale in presenza,
noi garantiamo un orientamento. Un orientamento che viene affrontato sia in entrata e quindi fornisce le informazioni sull'intera area formativa e aiuta a scegliere il percorso più compatibile con gli obiettivi finali. Oppure in itinere, cioè supporta l'iscritto operativamente durante gli studi, ma non sia soprattutto in uscita, perché quando uno esce da un percorso formativo, una volta formato o laureato, Musa lo indirizza l'iscritto nella prosecuzione degli studi oppure nell'accesso guidato al mercato del lavoro. E qui, obiettivamente, avevo riservato una novità proprio per rendere tangibile a tutti coloro che ci hanno seguito in queste puntate e hanno seguito il racconto di Musa, hanno seguito un po' l'intraprendenza di Musa, l'attività di ricerca di Musa. E parliamo di formazione live, in on demand oppure puramente on demand, e magari spaventa un po', perché uno potrebbe pensare che attraverso lo studio in piattaforma crea una distanza tale da non poter coccolare a livello formativo un candidato oppure un potenziale aspirante laureato. In realtà, in buona sostanza, non è così, perché l'e-learning unisce diversi territori, unisce diverse esigenze, contrasta determinati fenomeni, si avvicina ancora di più all'esigenza di un potenziale magari studente lavoratore, aspetto che è affrontato in apertura durante la trasmissione. Sì, perché il target di Musa è sia per coloro che sono in corso regolare di studio, ma anche per coloro che hanno già magari da tempo abbandonato lo studio per svariati motivi, lavoro, famiglia, ma, come già abbiamo detto, per avanzare, per poter progredire, per poter crescere a livello professionale, bisogna comunque avvalersi della formazione. Ma ci rendiamo conto che è difficile coniugare scuola, famiglia, lavoro, e quindi attraverso l'e-learning, attraverso delle piattaforme altamente tecnologiche, noi riusciamo ad accorciare queste distanze. Ma dare prova testimoniale di tutto ciò, ci siamo preoccupati noi di Musa di mettere in palio 10 corsi di formazione online, sia live che in on demand, affinché uno possa testare l'autenticità di quello che noi abbiamo raccontato in queste puntate. Per noi questo è fondamentale perché trattando servizi sono intangibili e quindi di conseguenza dobbiamo prestarci a far in modo che colui che è rimasto ancora scettico non lo sia più. E quindi io ringrazio gli spettatori di Telesveva che ci hanno seguito in queste puntate, ma per gratificare ancor loro di questa attenzione che ci hanno dedicato, Musa mette a disposizione questi 10 corsi, ma solo se inviano un SMS scrivendo bonus cultura Musa senza spazio, così come viene sovrimpresso dalla regia, al 333-777-5848. Va bene, l'illustrazione è stata chiara, è ovvio che altri dettagli possono essere forniti da voi in sede a coloro che volessero avere informazioni. Grazie Antonio Campana per aver ancora una volta rappresentato in maniera egregia il mondo Musa Pegaso, grazie a tutti per averci seguito, noi ci vediamo la prossima settimana con un altro approfondimento. Arrivederci.